ed obbedienza. Come diceva lui, il bisnonno Zacharias. Benemerito capostipite della mia famiglia di albergatori. Applauso! Basta! Tu, presentami l'organico. Frate camerieri più l'assente giustificato. E chi è l'assente? Costanzi e Gisto. Quanto ha di ritardo? 3 minuti. 15.000 di multa. Ma un poveraccio, è vedovo, ed ha anche una figlia a carico. Giusto. Facciamo 5.000. Al minuto. Comandi? Rinforzare il reggiseno. Rossetto fuori ordinanza. Lei? Niente. Tu hai fumato da poco. Molta. Grossa. Largo. Bottone pendulo. Ricucire. Capelli lunghi. Mani sporche. Faccia nera. Barba lunga. Alcuni di voi mi conoscono dalla scorsa stagione, altri sono nuovi. È per i nuovi che io parlo. È il cliente il nostro vero padrone. E così fin da domani vi voglio vedere scattare efficienti, servizievoli, col sorriso stampato sulle labbra. Buongiorno. E quello chi è? Un cliente in anticipo? No, il cameriere in ritardo. Costanzi e Gisto. Che forza ci vuole, forza. Ah, che calla, lo sapevo. Le mutande. Pedalini. Ecco. Scusi, Carlo. Dai, dai. La sveglietta. Grazie. Mi scusi, direttore, ma ho fatto tardi perché ho dovuto accompagnare mia figlia alla stazione. Però prima di prendere il treno ho voluto prendere un gelato. Allora, mentre stavamo al banchetto dei gelati, abbiamo sentito l'altoparlante che faceva passeggeri in partenza per Ginevra, binario numero 9. Insomma, non si trovava il binario. Finalmente, quando ho trovato il binario, ho perso le valigie. Quando ho trovato le valigie, ho perso mia figlia. Poi, finalmente, ho trovato mia figlia, ma nel frattempo abbiamo perso il treno. Sigaretta? Ah, grazie. Molto gentili. Insomma, dopo tante peripezie, eccomi qui, felicemente, sul luogo di lavoro. È stata una giornata. Poi dopo, uscito dalla stazione, ho cercato di prendere un taxi. Non trovavo manco un taxi. Poi finalmente ho preso un taxi che è andato a prendere di petto un camion. Sono sceso dal taxi, ho preso un tram che però andava al deposito. Adesso mi dica lei. Tu sei l'esempio classico di come non deve essere un cameriere. Arrivi in ritardo. Mi parli dei tuoi fatti personali di cui non me ne importa niente. Fumi durante le ore di servizio. Vatti a mettere la divisa. Signor, sì, signore. E ricordati, come dice il proverbio di Zacharias, alla prima che mi fai, ti licenzio. E te ne vai? Te ne vai tu. E lei? Io rimango. Ah, bravo. Grazie. Prego.